Ma voglio farvi proprio una sorpresa. Guardate chi è. Dove state andando voi? Andiamo a goderci gli ultimi attimi di pace. Il mondo sta per finire. Uomo. Però la sera, uomo, vieni sempre a casa mia a sbafacchiare e mangiare. Tre bistecche alla volta ti fotti. Uomo. Papà, perché me le tracci così? Perché? Perché mi stanno i panni? Non fare così e se gli viene un trauma. Ma che me ne frega del trauma, uomo? Fermati, no, te lo devo dire. Ce l'ho sulla punta dei polmoni. Io ti odio a te, hai capito? È un fatto di pelle. In senso epidermico? No, di pelle, di rottura di pelle. Ma hai rotto le pelle! Oggi sono in compagnia di uno degli attori che avete votato di più come simbolo degli anni Ottanta, un simbolo della commedia sexy all'italiana, un sex symbol praticamente. Non lo volevamo dire, ma papele, così è. Papele, come ti sentivi in quei panni? Una domanda che si fa tutta Italia. Com'era massaggiare le chiappe della Boucher? E l'anima, dico io, non conta? E che non conta? O credono come nel Medioevo che la donna non ce l'ha? Eh no, signora mia, lei ce l'ha un'anima e come, bella e tonda, che è stupenda, non capisco niente. Io cercavo di fare il signore, sempre come sono stato, c'era un grande rapporto di amicizia, quindi non osavo mai fare gesti, aspettavo sempre che i mariti o i fidanzati o i registi mi dicessero, dai, sbrigati, facendo qualche volta anche qualche figuraccia. Tipo? Tipo una volta con la Fenech, evidentemente facevo così male questa toccata di tettola che un macchinista mi fa, Arino, se vorremmo sbrigare, pare che stai a svitare la lampadina. Io ho scoperto sì. Che sei sposato da tantissimi anni con la stessa santa donna. Sì. Ecco, allora, come faceva? Dovremmo chiederlo a lei, a tua moglie, però... Era d'accordo con me. Oppure pensava che tante ne avevi sul set che poi dopo eri stanco? Mia moglie è rimasta amica di tutte, perché poi non veniva mai sul set, quelle poche volte che veniva le volevano tutti bene. Sapevano di questa coppia un po' anomala, perché noi siamo sposati da 45, andiamo per i 46, 10 anni di fidanzamento prima. Insomma, una vita. E poi con molta onestà io avevo capito che queste bellissime donne avevano i loro uomini che erano un po' più belli di noi comici che lavoravamo insieme, quindi ubi maior, uno si tira da parte. A proposito di comici, negli anni Ottanta tu hai fatto tantissimi film, che ho visto da email, che sono tutti pazzi di questi film, ma all'epoca come li vedevi questi film tu? Ma all'epoca, io per esempio quando ho fatto l'allenatore nel pallone 1, 24-25 anni fa, per me era uno dei film come gli altri parlavano di cose didattiche, la liceale, questo, quell'altro, dove fra l'altro ho fatto una bella carriera perché ho cominciato da bidello, ho fatto il preside come ultimo film, mi mancava da fare il provveditore e il ministro, però erano belli, divertenti e quindi arrivò questo film sul calcio che io presi come un film normale, che è fatto da uno che fa l'allenatore, che può essere anche tifoso di una squadra. Signor Canà! A chi è rappresentato il campionario do Brasil 82? Todos che non sono venuti in Italia io posso contattare. Sono todos meus amigos. Este Socrates, grande giocador, dottor. È mio fratello de Lecce. De Lecce? Lecce. De Lecce. Ma non è brasiliano Socrates. Lecce, Puglia, Puglia. Lecce, latte, Puglia. Latte. Ah, là già hai fatto il Lecce e latte. Hanno preso il latte dalla stessa paglia. Hanno fatto un cofanetto che si chiama Banfi Straculto. Dove c'è cultura ci sono io e quelli erano bei culti allora, con molta onestà. Gran bei culti, addirittura assicurati la facciata B, si dice adesso, assicurati una facciata B, senza fare il nome, di Nadia Cassini, fu assicurata nel 70 di 2 miliardi e mezzo di allora. Meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. E voilà! È uscito questo cofanetto, Stracult, giorni fa, in tutte le edicole lo sarà per 10-15 settimane, non lo so, con tutti i film. Si comincia dal primo allenatore del pallone. Molti giovani che hanno visto il secondo adesso, cioè questo, fanno i paragoni, dice...
qual è meglio, quello o questo? Molti dicono, no, a me è piaciuto più il primo, perché sono passati pure 23 anni, ragazzi. Ma tornando al cinema, come l'hai trovato? Cambiato? I tempi cambiano, gli argomenti, allora eravamo più incoscienti, potevamo dire tutto quello che avevamo sul calcio, oggi devi stare attento, non puoi andare oltre quello, se no, per esempio, per dirti nel secondo, c'era una scena che io ricevo una bottiglietta in faccia, mentre sto, dicevo, le prossime partite, come minimo in 3 partite prendo 6 punti, si vedeva sta bottiglia che mi arrivava in fronte, piena d'acqua, da sopra le curve, e io, Madonna del Ringoronetto, storcevo l'occhio e svenivo, quindi erano 2 risate sicure. Assicurate. L'abbiamo tolta perché se facciamo questo poi dice che tu fai, aizzi le persone a fare la violenza nel calcio, quindi oggi si è fatto tutto con il senno del poi, con un po' più di cautela. Questi 5 ritorni ti hanno un po' dimagrito, eh? Non ti preoccupare che fra una decina d'anni ti vedo anche a te al posto mio. Già i capelli li stai perdendo. Sempre così, mister. Ciao. Ogni tanto, quando fai un anno libero, ma ti viene voglia di una bella coscia ai vecchi tempi? Diciamolo. Voglia, sì. E soprattutto quando mi è capitato in qualche volta, in qualche puntata, qualche bella donna, così che l'istinto era quello di fare, poi mi tengo perché dico, sono nonno libero, non posso. Occhio Malocchio, prezzemolo e Finocchio, e come battizzo contro il Malocchio, con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'Ingoroneta, con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello Sterpeto, corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innomineto. Occhio Malocchio, prezzemolo e Finocchio. Tu sei un po' superstizioso, io ho scoperto che il tuo nome Lino Banfi in realtà è stata una dritta che ti ha dato il grande Totò. Quando conobbi il grande principe, da casa sua con un biglietto di raccomandazione, mi chiese come mi chiamavo, io dico Lino perché è il diminutivo di Pasquale, lui fece così con la testa, e Zaga che è il diminutivo di Zagaria, lui mi fa cambialo. Dico perché principe? Perché i diminutivi dei nomi portano bene, i diminutivi dei cognomi portano male. Io poi lo cambiai con un nome a caso che capitò così, ma non lo so, se non l'avessi cambiato oggi, se starei di nuovo qua dove sto a fare queste cose, o se il principe è stato utile. Io credo che il principe è stato molto utile. Il principe è stato utile, noi non abbiamo la pretesa di essere come il principe, però volevamo regalarti un sacchettino antisfiga che ti porti fortuna anche in avvenire, e ti pregherai di aprirlo. Antisfiga. Occhio Malocchio, prezzemolo e Finocchio, e dove battizzo contro i Malocchio, col peperoncino, e un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Ingoroneta, l'olio, il sale e l'aceto, ti protegge la Madonna dello Sterpeto. Te l'aspettavi? È carino, questo è una bella chiccola, questo me la tengo, me la porto appresso. Grazie Lino, adesso però...